Remo Freuler, sempre difficile parlare dopo una sconfitta, ce l'avete messa tutta, avete cercato questa qualificazione, non è arrivata, ma il pubblico comunque vi ha reso onore, vi ha tributato grandi applausi. No, non possiamo parlare dei tifosi perché loro sono straordinari, possiamo solo ringraziare loro e sono contento per loro che siamo tornati al 100%. Ma sono anche molto deluso che non siamo passati contro una squadra che era nella nostra portata. Le piccole cose hanno fatto la differenza e siamo veramente molto delusi. Ecco, Remo, le piccole cose. Eppure siete scesi in campo determinati, con la voglia di vincerla questa partita. Con tanta voglia siamo scesi in campo, abbiamo subito aggredito, abbiamo fatto bene. Poi quel gol ci ha messo un po' fuori del gioco, però siamo comunque rimasti in partita, abbiamo cercato sempre di fare gol, che in questo momento facciamo molto fatica, però non posso dire altro perché sono veramente deluso che siamo usciti stasera. Remo, adesso bisogna voltare pagina, lo si dice perché lo si deve fare, soprattutto perché è vero che in campionato la zona Champions è lontana, ma la zona Europa è lì. Eh sì, velocemente, la zona Europa è ancora lì, certo il girone di ritorno abbiamo fatto molto 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 male, siamo anche non contenti noi, e adesso abbiamo 7 partite per recuperare, noi vogliamo vincere il più possibile e anche li dobbiamo fare per i nostri tifosi. Martin Deron, quanto è difficile parlare dopo una partita così? È molto difficile. Neanche riesco a analizzare la partita adesso, c'è tanta delusione, stanchezza, poi il pubblico alla fine che ti dà una spinta così, è davvero impressionante, però sì, questo fa male. Freuler ha detto nelle piccole cose c'è stata differenza tra l'Atalanta e il Leipzig. Sì, sono i dettagli, su questo livello sono i dettagli che decidono la partita. Lì a Lipsia dove dobbiamo vincere non vinciamo e qua becchiamo troppo veloci il gol. Prima abbiamo noi cercato il gol, abbiamo giocato soprattutto il loro metà campo, siamo stati poco lucidi con l'ultimo passaggio, è stato sempre verso la loro area, mai un'occasione grande, e poi i dettagli, loro in contropiedi soprattutto dopo 1-0 dove c'è un spazio incredibile, dove loro hanno giocatori veloci, pericolosi, è stato difficile, abbiamo tenuto abbastanza bene, però alla fine il 2-0 fa male. Cosa aveva detto l'arbitro sul rigore? È stato richiamato al VAR e poi ha confermato la sua scelta. Lui ha detto che secondo me le mani erano vicino al corpo. Noi abbiamo detto che lui si è girato, vuol dire che si allarga anche le braccia così, da quella distanza non credo che si può girare, altrimenti secondo me è rigore, però non l'ho rivisto ancora bene. Alla fine potevamo fare meglio a creare le occasioni. Martin, adesso il Verona e tutte le altre partite che mancano alla fine del campionato, perché la zona Europa è sempre lì. Sì, stasera e domani mattina c'è ancora un po' di delusione, poi dobbiamo reagire, alzarci, perché è troppo importante adesso buttare via tutto. Ci sono 7 partite importantissime, dobbiamo giocare ogni come una finale e è troppo, troppo bello di giocare in Europa e questo vogliamo raggiungere. Sarà difficile perché siamo dietro, però facciamo tutto di fare il massimo. Jeremy Boga, quanta amarezza alla fine di questa partita contro il Leipzig. Era la vostra portata, è passata la squadra tedesca. Sì, penso che oggi siamo molto, come dire, un po' tristi, perché avevamo l'opportunità di fare molto di più. Penso che abbiamo sbagliato tante occasioni di gol, abbiamo creato tante occasioni di gol, questo è il positivo di questa partita, però
dobbiamo essere più efficaci davanti, io il primo, e penso che è questo che dobbiamo lavorare insieme. Possiamo anche dire che non è stata neppure fortunata l'Atalanta, cioè un episodio che ha fatto molto discutere avrebbe potuto regalarvi un rigore e regalarvi il pareggio. Sì, penso che non è, loro non meritavano di più di noi, però loro hanno fatto gol quando devono fare gol e questo ha fatto la differenza, però adesso lavoriamo per il campionato che è molto importante.